Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row the Third. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che è iniziata una guerriglia fra Stag, Luchadores e Saints, sostanzialmente per vedere chi è che comanderà. Solo che si è rivelato un piccolo problema. Kilbane sta per scappare con l'aereo, mentre Shondi e Viola sono state catturate dalla Stag e verranno fatte esplodere con la statua. Questo è un problema. Questo è un problema, ma c'è una cosa che vorrei dirvi. Guardate il vestito. Noi siamo vestiti di nero. In questo momento il nostro personaggio è in un stato, come posso dirvelo, in uno stato psicofisico negativo, e il suo vestito lo dimostra. In questo momento il nostro obiettivo, purtroppo, non è salvare i nostri compagni e non è neanche incastrarci in realtà fra le macerie, ma è uccidere Kilbane. Mi dispiace per Shondi e Viola, ma questo è l'obiettivo di questa missione oggi. E mi prendo questo veicolo, se non ti dispiace, Stag. Siamo in direzione di Kilbane. Sto arrivando, Kilbane. Gonna be fast and gonna defend all my life. Stag has been pinned down. We're coming. Arrivo, Angel. Eccomi, aspetta. Che casino che sta succedendo, ragazzi. Dove sei? Ok. Vola via, stronzo. Mi dispiace per Sean di Viola, ma questo purtroppo è il percorso che abbiamo deciso di intraprendere. Basta che ti muovi, Angel. Sei... Bene. Bravo Angel che ti sei bloccato nel nulla più totale. Ah Angel! Ma sei deficiente? Oh ragazzi, si è buggato Angel. Boh, per qualche motivo si era imbambolato lì. Beh, io intanto punto ai nostri nemici. E la miseria. Ascolta, mi ero davanti perché... perché una certa... finiranno quelli che ci inseguono, almeno spero. Wow. Che casino. Dobbiamo fermare l'aereo di Kilbane. Sbrigati, Angel. I love that sound. Ma tutte ste macchine? Ecco fatto. Aereo di Kilbane stato fermato. Ehi, Kilbane. Sono qui. Tu non vuoi proprio morire mai, vero Kilbane? Nonostante tutto non vuoi fermarti, vero Eddie? So here we are. Due titani. Two titans among men, worshipped by mere mortals for bringing them blood and fire. This moment was an inevitability. So's me killing you. That's not how this book is written. The Saint's legacy ends here, not with a bang, but with a whimper. Are you for real? It's over, Eddie. In 2 weeks, no one's gonna remember your name. No one will remember me. You were a fucking clown. Quello è vero, purtroppo. Selling energy drinks and lunch boxes. You didn't care about the crowd, just a paycheck.
E su questo è vero, il suo modo di fare ha rivoluzionato un po' il loro... li hanno risvegliati. Saranno... Thank you, Killbane. Man, I'm gonna enjoy shutting you up. È l'ora di fare a botte, Eddie. L'ora di finirla. È l'ora che tutto questo abbia una fine. Per uccidere te sto lasciando indietro i miei compagni. Tutto questo solo perché io ti voglio morto, stronzo. Ed è il momento in cui questo finisce. Peccato, in realtà, che sia tutto un quick time event. Però è bello. Questa scena finale è incredibile. La decisione di uccidere Killbane ha portato delle conseguenze, purtroppo. O lui o i nostri compagni. E in questo loro ci hanno rimesso. Kill that son of a bitch. Yeah. Ne è valsa la pena? Was it worth it? È un po' come è come Endgame. Quanto ti è costato tutto? E dà un po' i brividi una roba del genere. No, dai, non è il momento, controller. You were right, Commander. Bring in the Daedalus. Grazie, finalmente, era anche l'ora, E con questo, la missione dei tre fronti è stata completata. Abbiamo ottenuto $27,000, ma a quale prezzo? I nostri compagni non ci sono più. Veicolo Stag Enforcer. Wow. Grazie, è stato un bel premio, incredibile tra l'altro. E da questa ambientazione cupa, spenta, da una città che è appena risorta, da una battaglia, io vi ringrazio. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.